Un momento di divertimento che poteva trasformarsi in tragedia. Sabato sera alla sagra di San Rocco di Dolo, un 12enne è salito su una delle attrazioni per grandi, il canguro. Una giostra apparentemente innocua, ma che a causa del moto di oscillazione verso l'alto e poi verso il basso, l'ha fatto sbalzare fuori da una delle navicelle per diversi metri, finendo sull'asfalto a testa in giù. Il colpo però è stato attutito dalla schiena di un'altra ragazza. Immediato l'allarme al 118, giunto sul posto poco dopo per trasportare il 12enne all'ospedale di Padova. La caduta gli ha provocato la rottura di diversi denti e tagli sulle labbra. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per controllare la giostra, risultata a norma e in regola con collaudi e manutenzione. Il 12enne superava di 7 cm l'altezza minima per salire a bordo. L'attrazione non sarebbe stata sequestrata, ma solo fermata provvisoriamente per effettuare i rilievi del caso. Il proprietario si sarebbe anche dimostrato disponibile con le forze dell'ordine e la famiglia del ragazzo in caso di necessità.